Bentornati al TG Lab, ristorazione collettiva, strappo al tavolo per il nuovo contratto nazionale applicato ad oltre 100.000 lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi di mensa scolastici, ospedalieri, sociali. Insufficienti le proposte delle associazioni imprenditoriali di settore, Angem ed Alleanza delle Cooperative sul mercato del lavoro, contrattazione decentrata, welfare e aumento salariale. I sindacati di categoria Fisascat, CISL, Filcams, CGL e Wiltux hanno proclamato lo stato di agitazione e deciso il blocco delle prestazioni di lavoro supplementare straordinario, confermata l'adesione alla giornata di sciopero intersettoriale prevista per il 31 marzo con manifestazione nazionale a Roma. La protesta supporta l'avvertenza di oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, delle imprese di pulizia, servizi integrati multiservizi, della ristorazione collettiva, delle mense, dei pubblici esercizi, dei bar, dei ristoranti e delle agenzie di viaggio, che rivendicano un aumento economico dignitoso, nuovi diritti e tutele, il potenziamento del welfare e il rinnovo del contratto nazionale di lavoro atteso in media da oltre 4 anni. Settore sociosanitario assistenziale, il 27 marzo incrociano le braccia i 20.000 dipendenti di ANASTE, l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. La giornata di mobilitazione e sciopero è stata indetta dai sindacati di categoria Fisascat, CISL, FPCGL, Wiltux, WilFPL, in seguito alla interruzione dei negoziati per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, atteso da oltre 8 anni dai lavoratori del settore. I nodi al tavolo su orario di lavoro, permessi retribuiti, trattamento economico della malattia e aumento salariale, quantificato da ANASTE in 29 euro. Proposta irrisoria per i sindacati che nella piattaforma hanno quantificato la richiesta in 110 euro, in linea con i rinnovi già raggiunti nel comparto. Appalti pulizia scuole, al programmato incontro al Ministero dell'Istruzione il sottosegretario Vito De Filippo ha annunciato ai sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltrasporti la presentazione di un decreto legislativo, già in esame nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla continuità occupazionale fino al 31 agosto 2017 dei 18.500 ex LSU e degli appalti storici addetti ai servizi di pulizia e decoro nelle scuole italiane. Le tre sigle hanno evidenziato le difficoltà dei lavoratori conseguenti il mancato acquisto dei servizi da parte degli istituti scolastici. Il Dicastero ha confermato l'impegno a definire l'incontro, previsto dagli accordi quadro, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a definire un intervento risolutivo dell'avvertenza che assicuri tutele occupazionali e la garanzia del reddito dei lavoratori coinvolti. Panorama al tavolo con la direzione del gruppo della grande distribuzione organizzata. I sindacati di categoria Fisascat, CISL, Filcams, CGL e Wiltux hanno sollecitato la riapertura del tavolo di confronto sul contratto integrativo disdettato unilateralmente dalla direzione aziendale nel 2010. Il gruppo Panorama è presente sul territorio italiano con 170 punti vendita e conta circa 7.200 collaboratori, per il 55% donne. Nel 2017 ha annunciato nuove politiche di investimento, ristrutturazione e sviluppo per intercettare nuovi bisogni della clientela, sospesa veloce di e-commerce e finalizzata all'ampliamento della rete local in franchising, dagli attuali 50 tra ipermercati e supermercati ai previsti 82 punti vendita entro fine 2017. Overtel si è conclusa con un accordo sulla mobilità volontaria incentivata. La procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società di telefonia del gruppo Bofrost per 64 dipendenti dei 9 siti aziendali in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Sicilia. L'intesa raggiunta tra i sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux e la direzione aziendale contempla un incentivo economico all'esodo da 7.400 euro a 14.000 euro rapportato alle ore di lavoro settimanali. Entro il mese di giugno le parti si incontreranno a livello decentrato nei singoli call center e a livello nazionale per definire un percorso di rilancio aziendale finalizzato alla revisione della maschera commerciale e ad incrementare il portafoglio clienti. Fondazione Marzotto, soddisfazione in casa Fisascat, CISL, Vicenza e Veneto per l'intesa su riposi e ferie solidali raggiunta con la direzione dell'ente morale, gestore di servizi per anziani, per l'infanzia e turismo sociale. I 330 dipendenti potranno donare fino a 40 ore di riposo e giornate di ferie ai colleghi che ne faranno richiesta per assistere figli minori bisognosi di cure costanti, familiari malati o con disabilità, anziani non autosufficienti. Per il segretario generale della Fisascat, CISL, Veneto, Maurizio Arizzo, l'accordo istituisce un diritto solidale e segna l'avvio di una cultura nuova di accoglienza e tutela dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.
In Piemonte, a Torino, i sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltrasporti hanno organizzato la mobilitazione dei lavoratori dei servizi di pulizia, sanificazione e logistica dell'ASL Torino 1 e Città della Salute alle dipendenze della società Dussmann. La protesta contro i possibili esuberi e la drastica riduzione delle retribuzioni all'ospedale Molinette e in altri nosocomi cittadini. La situazione è insostenibile, il ribasso degli appalti penalizza i lavoratori, ha stigmatizzato Giovanni Buonone della Fisascat CISL Torino Canavese. Le categorie CGL e CISL Will hanno sollecitato un intervento istituzionale finalizzato alla tutela e al mantenimento dei livelli occupazionali. In Trentino, a Trento, si è conclusa con un accordo sulla cassa integrazione straordinaria a zero ore la vertenza dei 130 dipendenti del SAIT, coinvolti dal piano di esuberi avviato dalla direzione del Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine. L'intesa raggiunta al servizio lavoro della provincia tra il SAIT e i sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux contempla l'attivazione della CIGS per 127 dipendenti dal 3 aprile 2017 al 2 aprile 2018, incentivi alla mobilità volontaria, la possibilità di accesso al trattamento di fine rapporto, distacchi temporanei in altre realtà del movimento COP e l'avvio di percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione. Abbiamo optato per il male minore, con l'attivazione della cassa integrazione avremo più tempo per discutere dei licenziamenti, ha dichiarato Lamberto Avanzo, segretario generale della Fisascat CISL Trentino. In Toscana, a Montecatini, i sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux hanno sollecitato gli assessori regionali al termalismo e al bilancio a fornire nuove garanzie occupazionali e a condividere il percorso di vendita dei tre impianti termali pubblici di Montecatini, Chianciano e Casciana. In una nota congiunta, le tre sigle hanno sottolineato come sia pregiudiziale la salvaguardia del patrimonio umano. Le categorie CGL e CISL Will hanno espressamente richiesto un confronto costante e l'inserimento nei bandi di gara di affidamento del servizio di norme e clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali. In Puglia, a Foggia, la Fisascat CISL territoriale ha lanciato l'allarme sulla situazione dei lavoratori addetti alle pulizie e ai servizi igienici impegnati presso la stazione ferroviaria, coinvolti dal cambio di gestione. Il grande gruppo 100 Stazioni S.p.A. ha sempre disatteso le richieste d'incontro per un costruttivo confronto tra le parti sul passaggio della platea dei lavoratori, ha stigmatizzato il segretario generale della Fisascat Foggia, Leonardo Piacquaddio. La categoria cislina rivendica l'applicazione della normativa e delle previsioni contrattuali sui cambi di appalto, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali. In Sicilia, a Messina, la Fisascat CISL territoriale ha promosso la protesta davanti agli uffici del magnifico rettore dell'università dei 33 lavoratori addetti ai servizi di pulimento dell'Ateneo, dipendenti della società Comfort Service, senza retribuzione dal mese di febbraio. In seguito alla mobilitazione cislina, l'azienda ha provveduto al pagamento del 50% delle spettanze pregresse. L'Ateneo, in una nota, ha precisato di aver versato regolarmente il corrispettivo di appalto. A Siracusa, la Fisascat CISL Ragusa Siracusa ha denunciato l'illegittimità del nuovo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea per l'affidamento del servizio di pulizia al comune. Secondo la categoria cislina, con il nuovo bando 9 dei 42 lavoratori rischierebbero il licenziamento, oltre all'abbassamento ulteriore del numero di ore di lavoro previste, fino a 4 ore al giorno per 33 addetti, al punto da non garantire un normale stipendio ai dipendenti, ha stigmatizzato il segretario generale Teresa Pinta Corona. La categoria cislina, che ha sollecitato la sospensione in autotutela degli atti di gara, non ha escluso il ricorso all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per gli approfondimenti potete consultare la pagina web www.fisascat.it, i nostri canali social e il TGR Lab. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana. La Fisascat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali, che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi.
La Fisascat, insieme alla Felsa CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisascat, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela.